collettive. E trovi questo manto bianco, no? Che ricopre la città. È bella, bella, bella proprio la neve a Roma, è bella, cioè, sta pace, questo silenzio ovattato, no? È bella proprio la neve a Roma, quest'aria pungente, no? Un po' friccicarella, è bella perché poi per noi romani la neve insomma è sempre una sorpresa, pure se il meteo lo sta di da mesi, non te frega niente, è una sorpresa, sempre... Noi romani siamo così, perché noi romani proprio guardiamo, cioè, ma figurati, ma quanto fa che nevica a Roma? Questa mica attacca, è nevischio. Sì. Poi la mattina ti risuoi tapparelle, t'affacci, ma che nevica? È un mese che si stanno a sbociare, per dirti che nevica, ma non importa. Dietro di te tuo marito, no? Che è ancora assonnato, però dice, allora guarda, non si è accorto di niente. Cioè, guarda, allora io, niente, devo andare in centro, vado in motorino, la macchina te la lascio a te. Dove vai, te? In centro, sì. Con che ce vai? Col motorino. Con ski lift ce vai in centro, vai. Dai, lei. No, no, vieni, io vedo fare che c'è, vieni, vieni, vieni. Guarda, c'è la Val d'Aosta, e lui. Ma che nevica? No, è quella di sopra che sbatti i tappeti. Senti, dico, amore, sarà il caso di montare le catene, perché magari tiriamo fuori la macchina al garage che poi dopo se ghiaccia la rampa. Ma che ghiaccia, quanto sei esagerata. So due fiocchetti, mo esce il sole e finisce tutto, no? E siamo sempre a Roma. Sei sicuro? Perché da qui sembra Ortisei. Quando nevica a Roma è festa nazionale, proprio. Le scuole chiudono, gli uffici pubblici non funzionano, gli autobus non camminano, il raccordo si blocca. Cioè, tutto come al solito, solo che in più c'è la neve. Ecco questo. E noi romani siamo impreparati perché non abbiamo le gomme termiche, le catene stanno in cantina, la chiave della cantina l'abbiamo persa nel 71, quindi non... Ma chi se ne frega, esco a piedi, perché tanto è una bella passeggiata. Io poi che abito in mezzo al verde, con tutti sti alberi, con tutti sti alberi, con tutti sti alberi... Amore! Ma non c'era un pino qua davanti? Abbiamo fatto pure una riunione di condominio, dice che bisognava potarlo, no? No, dico c'era perché non c'è più. No. Ah no, c'è, sta messo per lungo sulla macchina di quello del secondo piano, c'è. Quanto abbiamo fatto bene a lasciare la macchina in garage, guarda. Vabbè, ma tanto, guarda, manderanno subito gli spargisale, no? Si va, oh, Alemanno lo sapeva, ha chiuso le scuole. Mo quando finisce di litigare con la protezione civile... Soprattutto quando finisce dei fai video, che mo' è impegnato, capito, sta a far cinema. No, dico, tra un po' arriveranno. Infatti eccoli, guarda. No, è il camion dell'AMA che non riesce a frenare, c'è il ghiaccio. Seguito dalla Passat. Questa era Mercedes a trazione posteriore. E questa era la Smart, ecco. Quanto abbiamo fatto bene a lasciare la macchina in garage, veramente. Ma chi se ne frega se ghiaccia, dai, se ghiaccia, tanto sta a piedi, che me frega. È un'occasione, perché da quando abitiamo qui, con la scusa che la zona non è servita, noi stiamo sempre in macchina. Vabbè, allora io vado, eh. Che scarpe mi metto, dici? No, pensavo quel décolleté de Prada. Sto scherzando, ma manco tanto, perché... Scendendo a valle, io abito su una collinetta di Roma Nord, no? Ecco, scendendo a valle ho visto una sfilata di moda incredibile. Gente coi calosci. Certe salopette targate Ovindoli 1980. Signore con delle pellicce spelacchiate che esalavano l'ultimo respiro. E queste donne con indosso sti cadaveri avevano un'aria fiera, proprio questa, come a dire, oh, finalmente sta strage che indosso c'ha un senso. Perché a Roma la pelliccia, ma qua non te la metti. Sono andata a fare la spesa al supermercato. Sono andata a fare una rissa al supermercato. Per due braciole e uno sfilatino ho fatto a botte con quella del secondo piano. Però sono uscita con l'ultimo pacco di carta igienica.
Te sei comprata il braciole? Magna, magna, ma voglio vedere come fai. Roma è bella con la neve, perché stai a casa con la tua famiglia, si cena tutti insieme, tortellini in brodo a pioggia, polenta come se piovesse, una cosa... No, non ne ho fatti troppi le tortellini, no, no, questi domattina a colazione scaldati, vedi come ti vanno giù che costo freddo è... Si perdono le vecchie abitudini con la neve, oddio, non tutte, una resta. Si cena davanti al TG e la neve lo rende più sopportabile, perché da quando non c'è più lui... Il TG è della tristezza. Oddio, non è cattiveria. Ma Monti, con quell'incarnato fumo di Londra, con quella faccetta appesa che i cameraman lo inquadrano con una mano sola perché con l'altra si grattano, fa proprio tanta tristezza, tanta... Poi però all'improvviso, mentre mangi, distratta dal tortello in brodo, senti una battuta, come ai vecchi tempi. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia, un posto fisso per tutta la vita. Oddio, è tornato! Silvio! Ah no? Ah no, è Monti? Vabbè, ma i testi sono De Silvio, oppure hanno lo stesso autore. No, è forte pure Marione, sì. E giù a ridere, dice, ridiva la battuta, no? Rido perché da precaria immagino la faccia del direttore di banca quando gli dirò guardi, il posto fisso non ce l'ho perché per dirla col presidente del consiglio lo trovo monotono, preferisco essere precaria, però vorrei un mutuo. E risate. E intanto fuori nevica. Porca troia! No, volevo dire piove, governo tecnico. Avete sfidato le previsioni, avete fatto, cioè basta, non nevica più, perché noi siamo così poi, no? Basta, finito. Ce la fai a dire 10 ancora? Abbiamo comprato le gomme d'erba.
A lui c'ha, vedi, c'è anche un monologo, adesso tra un po' ce lo fa. Come ti chiami? Walter. Walter, con chi sei venuto? Due te ne porti, una te, certo, una non basta. Cosa hai detto? Ce l'ha che le gomme termiche, cioè lui si era preparato sulle gomme termiche, adesso ne vuole parlare. Che c'entrano le gomme termiche? Cominciamo benissimo, questa serata veramente promette bene. Che c'entrate voi con le gomme termiche? Lei è scioccata. Proprio non ci voleva venire, quindi già, no? Ma lo conosci, di la verità? L'hai conosciuto? Sta prendendo le distanze. L'ho conosciuto stasera? Non capisco perché mi rivolge la parola. Le hanno pagate loro. Le hanno pagate loro le gomme termiche. Tu? Ma non volevo una giustificazione, per carità. Non... No, dico, sei d'accordo, lo conosci, siete amici? Sì. State insieme? Amici. Qua come va, questo settore? Tutto a posto? Con chi sei tu? Con lei. Lui è più deciso, vedi come si fa? Non tira in ballo le gomme termiche, le cose che non ci frega niente. Con lei. Tu dici di sì. Ciao, che carina. Lei saluta, vedi, è inebetita. Sei la sua fidanzata? Siamo molto vicini. Siete condomini? Cioè, c'è un legame tra voi, una cosa? State insieme? Che bella coppia. Coppia? Lui sta negando? Tu come la... Dopo, lei dice, hai capito dopo 46 anni? Intanto gli sta scorrendo la rubrica telefonica con il numero dell'avvocato. Del... Non è vero niente. Non la conosco. Dopo 46 anni. C'ha ancora qualche parente in vita? Fagli causa. Come viene viene, random. Acchiappa che acchiappi, non importa niente. Non ho capito perché stai prendendo le difese di questa signora che sta dicendo delle fesserie. Va bene. Perfetto, beh, allora, dice, no, io chiedo se ci sono delle coppie, perché domani che cos'è? Che cos'è? È San Valentino. Gli ha dato una pizza lei? Ha... subito, gli è partita così. San Valentino, lo festeggiate domani San Valentino? Speriamo, messaggio subliminale, speriamo. Ma fate il regalo, sì. Allora, quante coppie domani festeggeranno San Valentino? Grazie. Una? A tirchi rabbini braccetto corto. Quante coppie festeggia? Timidamente lei si sporge e lui la seconda. Alzana, ma mi tocca festeggiarlo. No, è tentato di festeggiarlo, ma in tempo di crisi stranamente tutti gli alberghi, le sorte, spa, tutti i piedi. Ma c'avete una casa? Bambine cattive.